Ciao a tutti, amori miei, ben ritrovati come sempre nella mia cucinetta piccoletta, piccoletta, ma piena d'amore. Oggi, cuccioli miei, andiamo a fare lo spezzatino con i piselli. Mamma mia, quanto è buono! Buonissimo, lo spezzatino con i piselli, quello bello cremoso, quello della domenica che sta lì 1:30 e ci piace. E ci piace, andiamolo a fare immediatamente, sempre con prodotti che potete trovare in tutti i supermercati, perché noi qua non rompiamo i... Andiamo! Allora, per il mio spezzatino serviranno due carote, tre cosce di sedano, uno spicchio d'aglio, una bella cipollona, un bicchiere di vino rosso, un bel ciuffone di basilico e 400 grammi di spezzatino di manzo. Prima di tutto, andiamo a tagliare le carote. C'è chi le preferisce grandi, chi piccole. Io le faccio medie, così nessuno dice la sua. Come avrete visto, negli ingredienti non ci sono i piselli. Perché? Perché io userò quelli congelati, un buon congelato, ma quelli congelati. Già so che alcuni scriveranno: io uso solo quelli freschi. Io non ho detto di non usarli, ma chi non ha quelli freschi può usare quelli congelati, libera scelta, quindi evitate di scrivere, grazie. Si passa poi all'aglio, sedano. E infine andiamo a tagliare la cipolla. Io la cipolla non la trito, ma la taglio così, a rondelline. Allora, padella sul fuoco. Fuoco medio, non deve essere bollente, ok? 2 cucchiai di olio extravergine. Mettiamo prima di tutto la carne in padella. Così. Sale. Pepe. Fatela soffriggere per 1 minuto. Passato 1 minuto, andiamo di basilico. Io lo metto così a foglie, non lo trito. E il resto degli odori, quindi aglio, cipolla, sedano e carote. Via, alla grande così. Fiamma sempre media. Dopo 5 minuti che hanno stufato, mettiamo i piselli. Diciamo un mezzo bicchiere di piselli, ok? Ovviamente ogni volta che mettiamo qualcosa in più assaggiamo e poi aggiustiamo di sale, tanto poi ci andrà anche il pomodoro, quindi il sale lo possiamo mettere tranquillamente. Dopo 2 minuti dall'introduzione dei piselli andiamo con il nostro vino rosso. Un bel bicchiere di vino rosso. 5 minuti dall'introduzione del vino ed eccolo qui, il pomodoro. Quindi 400 grammi di pomodori pelati, inserite piano piano all'interno. Man mano che li inserite, li smaciullate, un termine tecnico, proprio smaciullare con il cucchiaio. Allora, una volta che ho sparso il pomodoro in maniera omogenea per tutta la pentola, padella o quello che state usando, fate riprendere il bollore come in questo caso, abbassate la fiamma al medio-bassa potenza, quindi non bassissima, medio-bassa, lo lasciate così almeno 1 ora e mezza a bollire così, fino a quando il pomodoro non è tutto bello tirato. Se mettete la fiamma bassissima ci vorranno 4 ore, quindi 1 ora e mezza, 1 ora e 3 quarti, così. Intanto voi andate a vedere una partita o un film, quando è finito il film tornate ed è pronto. Potete vedere anche 2 puntate di Ragazzi della Terza C o pulire tutta casa. Allora, eccolo qui, 1 ora e mezza ha cucinato, guardate, è tutto tirato, bello denso. Ovviamente chi lo vuole più liquido ci mette un po' di passata di pomodoro e risolve la situazione, a me piace così. Adesso lo vado a coprire con della carta stagnola e lo lascio 15 minuti riposare tranquillamente e poi si va a servire. Allora, come vado a servire io il mio spezzatino con i piselli? Metto dei crostoni di pane sotto, così, perché a me piacciono tantissimo. Non faccio la zuppa, ma vado a mettere lo spezzatino sopra così, sia di qua che di qua. Se cade non succede nulla, è sempre più rustico. Infatti è caduto, neanche l'ho detto, è caduto perché già lo sapevo. Si riempie bene il pane perché la gente deve mangiare, fate la magnasse, le persone, porelle.
Ecco qui, un goccettino di olio sopra a crudo extravergine e basta, io non tocco più niente. Cuccioli, eccolo qua, spezzatino con piselli su crostone di pane di Simone. Questa è una cosa che non si può perdere, no! Belli di casa, io non vi dico niente, questo è uno dei piatti più buoni e economici che esistono, secondo me, in Italia. Servire così dopo 15-20 minuti di riposo che la carne riassesta tutti i succhi e risulterà più tenera sotto i denti. Mi raccomando, io adesso vado ad assaggiare un pezzettino. Boom! Ovviamente dopo un'ora e mezza la carne è tenerissima. Se lo volete fare con lo spezzatino di vitello, ovviamente sarà ancora più tenera. Io parlo anche per i miei amici che vivono all'estero, che non trovano tutti i tagli che ci sono in Italia. Potete prendere uno spezzatino di manzo, un'ora e mezza di cottura. Potete usare il brodo di carne se non volete usare l'acqua. Fate come volete. Io ho usato vino rosso. Un goccettino di acqua, un'ora e mezza si è cucinata da Dio. Diviene così veramente bello denso e adesso se voi non ci credete, rifatelo perché è veramente assurdo. È davvero assurdo. Ciao a tutti.